Rallentamenti alla circolazione e tanto spavento. Stamattina per il giovane in sella alla sua Vespa, rimasto coinvolto in un incidente in via Rocco Carabba, una delle zone industriali più attive e trafficate della città dell'Aquila. Il giovane, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, procedeva da via Giovanni di Vincenzo in direzione Rocco Carabba, quando, per motivi ancora da accertare, è stato urtato da una vettura, una Fiat Punto, guidata da un sessantenne. L'impatto a terra è stato forte, il giovane è stato trovato dagli agenti in stato di shock, ma senza segni evidenti di ferite e fratture. Trasportato comunque per gli accertamenti del caso dall'ambulanza del 118 all'ospedale regionale San Salvatore, illeso il conducente della vettura. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della Polizia Municipale e una volante della Questura Aquilana. Ancora da verificare la dinamica dell'incidente, ma dai primi riscontri sembrerebbe non essere stato rispettato uno stop da uno dei due coinvolti. La circolazione è stata ripristinata grazie all'intervento dei vigili urbani. Quell'arteria stradale rimane molto pericolosa e spesso teatro di incidenti stradali, dal momento che la strada principale incrocia altre vie secondarie ed è spesso transitata da camion e da mezzi pesanti.